Noi di 7gift.org oggi incontriamo Sua Eccellenza Monsignor Gerolamo Grillo, Vescovo Emerito di Civitavecchia e uno dei protagonisti di un fatto che è stato poi dichiarato miracoloso, che è passata alla cronaca, insomma, alla storia, per il momento siamo sempre alla cronaca, come della cremazione della Madonnina di Civitavecchia. Monsignor Grillo, lei oggi ha più di 80 anni, è in pensione e sono passati quasi 20 anni da quei fatti. Ecco, che cosa ricorda intanto? Che impressione ha a 20 anni di distanza? Beh, io devo dire anzitutto che avendo una formazione sociologica, perché sono uno dei primi laureati in sociologia alla Gregoriana, e naturalmente un sociologo di fronte a questi fenomeni facilmente non crede. Ecco perché quando, che cosa ricordo? Era il 2 febbraio del 95. E io alla televisione sento Civitavecchia, una Madonnina sta piangendo. E io dico, ma pure questa adesso mi capita. Dico, ero un po' preoccupato, perché dico, cominciano ad arrivare da Roma, da tutte le parti, questo diceva la televisione. E quindi è chiaro che io ho preso una posizione molto negativa. L'indomani arriva il parroco Don Pablo, uno spagnolo che era parroco lì, e mi porta un foglio in cui racconta l'episodio della lacrimazione. Io lo leggo e lo strappo, lo butto nel cestino, dico, sono sciocchezze, capito? Ma penso che fortunatamente poi una copia l'abbiano conservata e così. E allora avviso la polizia, dico, a indagare per vedere che cosa succede. E la polizia, chiamo anche il mio medico personale, che poi era anche il loro medico, che vado a vedere se veramente c'è questa lacrimazione. E la polizia naturalmente vede tanta gente, così. Perché le lacrimazioni lì non è stata una, sono stati 13. E allora continuamente poi l'hanno imbrattata, c'è chi credeva, chi non credeva, chi toccava, chi strofinava, capito? Io naturalmente assumo questa posizione negativa. E allora, quando l'ho saputo, mando il mio esorcista. Dico, probabilmente lì c'è un inganno di natura satanica, perché lo stesso parroco che aveva portato questa Madonnina, l'aveva regalato ai Gregori, mi aveva detto che c'erano delle sette sataniche, facevano dispetti, mettevano anche, auguravano il male con piccole bare, quindi stregonerie. E dico, se era una stregoneria, hanno fatto un brutto scherzo a questa famiglia. Quindi non potevo credere, quindi mando il mio esorcista, che adesso è morto, la persona dice, l'esorcista dice, no, qui Satana non c'entra niente. E vabbè, così. E allora io dico, che cosa devo fare? L'unica cosa che mi resta è dare disposizione che sia distrutta la statua, perché io non voglio queste seccature. E do questa disposizione: distruggete la statua. Loro non la distruggono, ma la nascondono. Io lo vengo a sapere e la sequestro. La sequestro e la porto in casa. Portandola in casa, naturalmente rimane lì, ma suo fratello comincia a ricevere delle telefonate.
prima telefonata mi viene dall'esorcista Don Amort. Don Amort mi dice: ma perché non crede, Monsignore? Io dirigo un'anima, una fiorentina che viene ogni mese a confessarsi, ma ha delle rivelazioni che poi dimentica. E di queste rivelazioni, in queste rivelazioni, una mi dice che quando una Madonnina piangerà a Civitavecchia è un brutto segno per l'Italia. Io tenevo in casa il telefono a viva voce, lì a Civitavecchia, c'era mia sorella che ascoltava, perché quel giorno era ritornata da Roma, si era andata via. Mia sorella ascolta, io dico: basta, sono sciocchezze, rispondo: ma Don Amort, pure lei si mette a credere a queste sciocchezze. Beh, quindi non ci penso. L'indomani mia sorella, dopo siamo andata, dopo la messa, lei, io celebravo la messa lì nella cappellina, scendo a fare la colazione, e mia sorella viene. Mi dice: fratello, ma tu questa notte hai dormito? E perché no? Dice: ma quelle parole di Don Amort non ti hanno impressionato? Ma tu credi a Don Amort? Ah, così non no. Intanto erano arrivate altre telefonate, e questa volta dal Vaticano. Telefona il cardinale Sodano, che era il segretario di Stato di Giovanni Paolo. E la prima, verso mezzanotte, io lo conoscevo bene perché ho lavorato in segreteria di Stato, mi dice: Grillo, ma perché non credi? Ma in Vaticano vedete pure queste stupidate, ai tempi miei non si vedevano. Dice: ma sì, l'ho visto. Dice: ma perché non credi? Ma perché tu credi a queste sciocchezze? E si chiude lì. Poi il giorno seguente mi ritelefona: senti Grillo, ma io ti sto parlando a nome del Papa Giovanni Paolo II, no? Il Papa, sì. Ma allora il Papa che cosa sa? Saprà qualcosa. E comincio poi a crollare. Tra mia sorella, ecco, mia sorella viene dopo, no? Così. Comincia a crollare lentamente. Dice: allora qualche cosa saprà questo. Saprà qualcosa Giovanni Paolo. E quindi, così. E intanto si avvicina il 15 marzo di quell'anno, perché 2 febbraio, 15 marzo, e quella mattina, dopo la telefonata di Don Amort, vede, così mia sorella dice: senti, fratello, io non me ne vado a Roma se non mi fai pregare davanti a quella Madonnina. Ma pregare non nuoce, dico io. Qui mi chiama la suora, che è qui, una di queste due suore, perché l'avevo chiusa, perché l'avevo chiusa in un piccolo armadio sopra, perché i Civitavecchiesi dicevano: il vescovo non crede, adesso gliela prendiamo la Madonnina. Non... E io quando mi dicevano: dov'è, dov'è? Dove? Dice: ma no, è nascosta nel caveau di una banca, ma invece era là, no? Così chiusa, così. E il 15 marzo, ci andiamo a pregare. Pregare non nuoce, vabbè. Ed entriamo nella stanza della suora, chiediamo il permesso alla suora, dice: per favore, dico, prendi. La Madonnina si trovava in un cestino. Io per non, perché siccome loro mi avevano minacciato, che già era stata tante volte al Gemelli per gli esami, eccetera. Dice: ma se lei la distrugge o la tocca così, guai a lei. Mi aveva minacciato il rigore. Ma io per delicatezza la metto in questo, prima metto bambagia, cotone così, non, la metto in questo cestino. La suora me la dà. Ed eravamo a destra, alla mia destra c'era la suora, poi io, poi da questa parte mio cognato. Ecco, mio cognato arriva. Perché mia sorella dice: ma mio marito per delicatezza non ti ha detto niente, dice: però se vuoi lo chiamiamo.
E vabbè, fai venire pure lui, pregare, preghiamo. E quindi suora, io, mio cognato e mia sorella, eravamo quattro, e preghiamo, preghiamo in silenzio, non ci siamo messi d'accordo. Poi alla fine abbiamo scoperto che tutte e quattro recitavamo in silenzio la Salve Regina. E quando arrivo, io dicevo in latino, illos tuus misericordes oculos ad nos converte, mio cognato mi dà una spinta, ma non vedi che ripiange. Io guardo e naturalmente comincio a tremare perché avendo tra le mani questa statuina, no, che adesso ci vedete così, che un filo sottilissimo. Prima appare bianco all'occhio, poi diventa rosso, così una specie di pallottolina rossa, e non scende dalla parte normale, ma vola, sorpassa la gota e la sorpassa, ma con un filo, così, no? Mia sorella, quando vede che io comincio a impallidire, mi fa gridare, aiuto, 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 così non. E quindi viene al mio nipote che dormiva sopra. E dice, l'altra suora, sono precipitati, quindi eravamo in tanti, così. Poi chiamano il medico, il dottor Di Gennaro, il primario cardiologo, che era anche il mio medico, no? Portavamo il gemello con lui. E lui naturalmente, quando ha visto che io ero sbiancato, e così non ci mettete lui in una poltrona, probabilmente ha avuto un mezzo infarto, così, perché sa, è facile, ma vedere una statuina che ti piange tra le mani, e altre vederla in una grotta, altre vederla tra le mani. E quindi era la 14ª volta, ha pianto 14 volte. 14, poi ho detto 14, quanto l'estazione della Via Crucis. E lì nel mio giardino c'era, mi hanno mandato dall'Alto Adige una bella croce, che adesso è a Tarquinia, si conserva ancora. E così, naturalmente, poi tutta. Quando l'ha saputo la magistratura, e così, naturalmente, questi magistrati non hanno creduto. E dice, sa, ma pure queste sciocchezze, queste così, non. La sequestra alla magistratura. E quella Madonnina è stata raschiata tutta completamente dalla magistratura, che altrimenti avrebbe avuto il sangue, no? Perché a Gemelli erano proprio gente in foro, prendevano un pezzettino. L'ho portata due o tre volte perché prima maschile, poi femminile, poi prevale il maschile. Ecco perché io non credevo, dico, ma possibile? Maschile. Così. Comunque la rispettavano, la tenevano. Invece la magistratura, perché dovevano fare il DNA, così hanno raschiato tutto. Beh, lì al Gemelli era risultato maschile. Vabbè, maschile, quindi io non credevo. La magistratura ha fatto tutto per il DNA, ma poi alla fine il risultato del DNA dava 5 polimorfismi, mi ricordo, su 25, quindi c'entrava tutta Civitavecchia. La Madonnina ha confuso tutti, cioè c'entrava tutto il mondo. Per comprendere il significato del maschile, quando l'ho compreso, vedi, io queste cose non le ho scritte, però è bene che si sappiano, io sono stato operato di ernia al Gemelli e mi ha operato un certo professor Tomasz, mi ricordo il cognome, è un polacco, amico di Giovanni Paolo. Io sono amico di Giovanni Paolo, così, ma è stato un brutto momento perché era una brutta ernia, così, per cui. E
avuto 7 ore di anestesia e non uscivo mai. Poi le suore che mi assistevano, queste qui, pensavano che io fossi morto, ma avevano preparato un letto per intubarmi, no? Così io esco e invece niente intubazione, mi riportano in camera. Così. Quando cominci a capire il significato del maschile? Quando sono guarito, ho chiesto a questo professore, dico: professore, mi potrebbe dire l'ora esatta quando mi ha operato? Era il venerdì santo e loro difficilmente operano, perché venerdì santo, poi la Pasqua è vicina, e venerdì santo, io sono un credente, mi dice. Erano le 3 del pomeriggio. Quando Gesù è morto, ah, ho detto, questo è un messaggio per me. Quel sangue non era il sangue di Maria, era il sangue che Maria aveva dato a suo figlio. Ecco perché è maschile. E ho interrogato anche qualche mistico, qualche cosa, dice: no, il sangue di Maria è sempre maschile, perché lei ha dato, è nato un figlio maschio, e Gesù è un maschio, no? E così, quindi non poteva essere femminile. E allora ho capito il maschile. E quindi ecco il sangue versato dal figlio per redimere il mondo. E quindi ecco perché da quel momento la statuina di Civitavecchia si trova lì nella chiesa di Sant'Agostino, ma c'è quasi sempre il Santissimo esposto. I primi a credere, prima di me, guardate, chi era Lobbi? Quella dei Focolarini, no? Venuto da una Focolarina, una certa Elisabetta Coppola, una Focolarina, mi dice: le porti salute di Chiara. Dico: sei stata all'Oppiano? No, Chiara è la Madonnina. Pure Chiara, dico io, crede a queste stupidate, ancora io non credevo, no? Poi arrivò un telegramma di Don Giussani, mi conosceva e così. Carissimo Grillo, sono con te, pure tu ti ci metti, così non ho. E così quindi. Poi ho detto ad Andrea: i mistici arrivano prima a comprendere certe cose. E queste cose ce l'ho documentate, no? Così non. E così, vedi. Il 15 marzo piange tra le mie mani, e così non. Mi pare, la 14ª volta. Capisco anche il significato del maschile. E più di così. E poi la magistratura ha raschiato tutto, ma che cosa ho ottenuto? Niente. Perché io non capisco le cose scientifiche, no? Però il professor Romani Ronchi, che era quello che non credeva, e poi ha creduto invece, perché lì erano due professori, il professor Fiori, Angelo Fiori, e il professor Romani Ronchi della Sapienza, messo dai Gregori contro di me. Ma alla fine è risultato che il professor Romani Ronchi credeva più di me. Perché? Perché ha visto quando si facevano gli esami, no? La TAC, tutti questi esami così, era, non mi ricordo come si chiamava, il professor De Gemelli. Al professor Marrano, dice: ma io ho fatto queste cose a Giovanni Paolo, perché era stato malato là, ma per Giovanni Paolo, ma che poi dovessi farla anche alla Madonna, questo è incredibile. Ora, la prima lastra la vede il professor Romani Ronchi e dice: monsignore, mi fa, la vede questa donna vestita di sole? Io vedevo, non vedevo, dico: ma questo mi prende in giro perché ero non credente. Boh, se lo dice lei, questa me la. Ne facciamo due, una la porta mia moglie perché deve restare nelle mani di mia moglie,
e la porta la moglie, la quale è venuta poi, così non. Tra quelle che sono venute mi ricordo, allora, Irene Pivetti era presidente della Camera, no? E viene e mi dice, c'è un signore, dice, si mette in ginocchio con me e recitiamo il rosario. E vabbè, anche se la Pivetta avrà dimenticato, chissà, non lo so, però era presidente della Camera ed è venuto. Quindi vede, tutte queste cose io le ricordo benissimo. Non ci sono scritte nel mio libro alcune, capito? E questo è, però sono cose realmente accadute. Una domanda, qual è stato il contributo di due pontefici, nel senso uno all'epoca regnante Giovanni Paolo II e quello successivo che è Papa Benedetto? Beh, di Giovanni Paolo si sa tutto perché poi era diventato, perché era amico mio, perché lui mi ha ordinato lui vescovo. Io non volevo essere vescovo. Quando ero in segreteria di Stato c'era stato uno scontro, così, ero molto amico del sostituto Benelli, che era stato mandato a Firenze, così, no, no, quindi ero rimasto male anch'io perché ero molto legato a Benelli, mi faceva fare dei lavori molto importanti e quindi ci rimasi male aspettando, non facevo nulla e quindi ero così lasciato solo così. E Giovanni Paolo viene nella mia camera e mi dice no, no, c'è ora di fare il pastore, mi fa. Ma dice guarda, io non vorrei, non perché mi mancano 2 mesi per la pensione, perché allora io avevo 20 anni di segreteria di Stato, meno 2 mesi, ci volevano 20 anni completi, no? Ma non è per questo, è che vorrei essere ordinato da Benelli, ma qui adesso come faccio? Se è per questo ci penso io. L'ordino io in San Pietro. Ed è stato bello, mi ricordo, perché c'era anche Madre Teresa. Madre Teresa è così. È stato bello per me, sa perché? Perché quando, sai, il vescovo viene messo l'olio sulla testa per terra, no? E in quel momento io, siccome non mi sentivo tanto bene, dico, come sono andato? Ah, come mi sento bene, capito così? Quindi, secondo me è stata una grazia di Giovanni Paolo già fin da allora, quale è rimasto affezionatissimo poi a me. Appena mi vedeva, raccomando, la Madonnina, la Madonnina, la Madonnina, quindi fino all'ultimo, poi io facevo parte della Congregazione dei Santi e quindi dovevamo andare, allora si andava per la firma dei decreti. L'ultima volta che lo vidi, purtroppo, lo vidi piangere. Aveva saputo di qualcuno che era stato accusato di pedofilia, gli venivano nascoste perché ormai era anziano, ma quando l'ha saputo ho visto che piangeva, mi guardava e non mi dice nulla, Beatissimo Padre, ha ripetuto 3 volte Civitavecchia, 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 è scoppiato a piangere. Tanto che io poi, facendo parte della Congregazione dei Santi, uno ha detto, dice, ma non ha detto una parola contro la pedofilia. No, piano. Gli nascondevano perché lui era anziano, quindi il segretario non gli diceva nulla. Ma quando ha dovuto saperlo per forza, perché doveva accettare le dimissioni, allora ha pianto. No. E io ho visto piangere quel Papa. Io non ci torno più, ho detto a Stanislao, asciugagli le lacrime, ma non ci torno più. E non ci sono tornato. Ma prima di morire lui mi ha scritto per posta, firmato a Stanislao, il Santo Padre desidera parlare con Monsignor Grillo. Io non ho fatto a tempo. Che voleva dirmi? Qualcuno mi ha detto, le voleva dire forse, io muoio, ma affida a te la Madonnina. Stanislao
Sta di fatto che io l'anno scorso, quando hanno fatto la canonizzazione, no? Per la beatificazione io ero in segreteria, a causa dei santi, ho dato il mio voto affermativo. Per lei, per Madre Teresa, così non ho votato. Per la canonizzazione non c'ero, ma stranamente la vigilia della sua canonizzazione io avevo deciso, avevo conservato una croce d'oro che mi era stata regalata. Dico, questa, con questa farò un diadema alla Madonnina. E di fatto adesso sembra una regina la Madonnina, molto bella. E l'abbiamo incoronata, il vescovo attuale, no? Così abbiamo incoronata, abbiamo messo questo diadema molto bello, fatto dallo stesso orafo che di Civitavecchia aveva fatto la croce, ma ci ha lavorato 2 mesi per fare adesso il diadema, no? Così, no, no. E quindi, ed è stata incoronata la vigilia della canonizzazione di Giovanni Paolo. Avrei desiderato tanto che ci fosse stata almeno Stanislao, ma abbiamo telefonato, non è stato possibile, così. Così come oggi il parroco mi diceva, dice, dovremmo avere una reliquia di Giovanni Paolo, no? Perché venerata, io domenica scorsa, quando sono andata a Civitavecchia, dico, ma cardinale, te lo ricordi? Dico al parroco, quel cardinale del Congo che ha ottenuto la guarigione dal tumore. Sì, apro un libro, qui c'è. C'è un libro a parte in cui ci sono le firme e le dichiarazioni dei vescovi e dei cardinali. E sono tanti, cardinali di Corea, di Cuba, Cafarra, tanti di questi, ma numerosi, io non vedo. E quello del Congo, il quale poi ha ottenuto questa grazia, diciamo così, non dico miracolo, così era. Però era guarito dal cancro, poi mi aveva invitato, dice, perché non viene nel Congo? Perché io vorrei, credo che l'abbia fatta, fare una chiesa dedicata alla Madonna, e così la inaugura, l'avrei inaugurato io, ma così no. Così bello. L'hanno saputo anche i primitivi dell'Amazzonia, perché lì c'era un missionario, mio amico, quale aveva fatto la radio, ho parlato, dice, mi telefona, dice, puoi venire perché i primitivi hanno sentito sentito di questa Madonnina che ha pianto, ti vorrebbero vedere di persona. Dico, ma come faccio a venire? Era giù a Manaus, parente in quella parte là, così, quindi praticamente da tutto il mondo. Oggi quello che chiedono di più è il cotone su cui era deposta, quello è rimasto a noi, è rimasto il cestino, cotone. E arriva, per esempio, recentemente dalle Filippine, mi scrivono, dice, un pezzettino di cotone, io non sapevo, dico, ma adesso no, no, non ce l'abbiamo, dicono le suore, ce l'abbiamo, cotone, cotone vogliono. Cotone su cui era deposta la Madonnina. Dice, sono arrivate una lettera dalla Filippina, un'altra dal Brasile. Cotone, cotone. Papa Ratzinger, perché? Papa Ratzinger mi ha ricevuto da Papa, perché prima andavo e venivo, Papa Ratzinger, la storia è così che sono stato con lui 35 minuti, ha cominciato il mio santo predecessore, mi ha parlato sempre della Madonnina, ha scritto molto, lei ha diritto a un successore se lo scelga. Io avevo scelto anche Don Giovanni d'Ercole, lei c'è un mio caro collaboratore, proprio dove. Poi avevo saputo che non aveva avuto la pensione, dico, ma potrei ordinarlo io a Civitavecchia? Sì, gliela do questa facoltà. Dopo un anno. Mi ha dato un anno di proroga, invece di 75 a 76 sono andato, dico, ma
Ah, ma non è quello, è un altro, un nome strano, così, no, no. Era un salesiano che poi è morto, no, no. E così, io naturalmente sono rimasto male, ringraziato, però lui credeva, cioè, Papa Ratzinger, e mi ha detto perché ha scritto, mi ha parlato sempre, ha scritto molto. Ha scritto, lo sapeva che Giovanni Paolo aveva, ha scritto molto nei suoi diari. Cosa abbia scritto non lo so, però ha scritto molto. E quindi, naturalmente, non so se poi racconto ad altri quello che hanno detto a me, però Papa Ratzinger questo ha detto a me, vedela, io sono là quella volta proprio, in cui lo vede lui tutto sorridente, così non... però sono stato sfortunato perché il mio successore io avevo scelto Don Giovanni d'Ercole, no? Che adesso è ad Ascoli Piceno. Mio caro amico. Sì, prima era all'Aquila, capito? Però poi è arrivato quello, e beh, pazienza, vuol dire che non era questo. Che ieri era dalle mie parti. Il Era? suo successore, ieri, era dalle mie parti. E lo suo? Il suo successore a Civitavecchia, ieri era dalle mie parti, era a Ah, Castelfranco. ecco, adesso, come si chiama, quello è Marucci, Era a quelli Castelfranco. colonnesi, di quelle parti, Sì. no? Sì, ma lui è colonitalis, quindi credo, io penso che lui creda, capito? Dopo 20 anni, in che rapporto è rimasto con la famiglia Gregori? No, buoni, abbastanza buoni. Così certo io non mi intrometto nelle loro cose, perché loro si lasciano seguire, si sono fatti seguire da un padre spagnolo, ma io dico no, sono così. Quindi su quello dico io, ho seguito una cosa, la piccola Jessica, per i primi anni, poi dopo l'ho perduta di vista, adesso so che si è sposata, come so, vedi, che quella ragazza che ha comprato non era Jessica, no? A Medjugorje era una ragazza di 17 anni, padre Pablo l'aveva mandata con me. Quella si è fatta a scuola e sta da riccia, perché è venuta la signora, mi ha detto, lo sa che quella è suora? Dico, è di quale congregazione? Mi ha detto la congregazione, adesso è venuta qua, capito? Un abito bianco. Così dico, eh. Dice lei mi conosceva, dice, ma perché non mi... dice, ma se il mio superiore la fa venire lì per una sua testimonianza vera, sì, dico, chiamami, vengo. Però è strano, vede, no? La piccola, la grande si è sposata, quell'altra è suora. Capito, no? Però ognuno ha la sua libertà. Che la Madonna ha scelto lei. Come dicono alcuni, perché c'è sempre questa, c'è un po' una diatriba nell'apparizione della Madonna, Come? c'è un po' una diatriba nelle apparizioni della Madonna, perché siccome tante volte i veggenti che hanno avuto la visione si sono fatti frati, suore o preti. Per esempio, a Međugorje i veggenti si sono sposati. Allora qualcuno fece notare che fino a che non cambia, anche il matrimonio è un sacramento. Quindi la vocazione personale. È un sacramento, Il matrimonio no? è un sacramento, quindi. Esiste il sacramento del matrimonio? Quindi non è No, strano no, no, per se. carità. Se uno si sposa, sembra quasi che chi riceve le apparizioni debba. Ah, no, 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 no. E quella è una grazia particolare della Madonna, Però pensa. credo che sia, poi se la Madonna attraverso le apparizioni ha ispirato una vocazione particolare, bene, però. Beh, vedi, Dio lascia liberi sempre. Esatto, in Non senso. costringe, non è che con un'apparizione uno diventa chissà che cosa. Qui a Civitavecchia ha fatto tutto il contrario. La piccola che ha visto per prima la Madonnina si è sposata, l'altra che aveva comprato prima.
Così è diventata suora. È un mistero. E com'è ora la situazione a Civitavecchia? Com'è la situazione? Ma la situazione è molto buona, specialmente adesso perché io ho suggerito una cosa. L'altra domenica io quando vado a confessare e arrivano a due turisti di queste grandi navi che ci sono adesso, no? Quelle, sono 12 piani, no? Le navi. È partita anche quella che poi è finita lì all'isola del Giglio, no? Così non ho. Ora arrivano due turisti e vengono a confessarsi da me. Dico, come siete venuti? Cortasì. E quanto avete pagato? 40 euro per uno. Dico, ma 40 euro sono troppi. E allora io ho telefonato a un amico di Civitavecchia, dico, ma la potete mettere una navetta che va e viene, fate pagare 1 euro che va e viene, chissà quanta gente avete perché quelle navi. Dice sì, è vero, perché quasi tutti dicevano a Roma, però ci sono quelli che dopo aver visitato Roma, perché di solito restano una settimana e vanno in giro senza far nulla. E ci sono molti cattolici che conoscono la Madonnina. E quindi. Ora, se mettono questa navetta, lì ci sarà un afflusso enorme, perché poi nessuno fa pubblicità. Non è, per Medjugorje c'è Radio Maria e Padre Livio continuamente parla, capito? E quindi vanno. Ma io parlo una volta al mese a Radio Maria, però non parlo mai, non faccio mai pubblicità, perché dico, la Madonna, la strada se la sa fare. E difatti, adesso, con quelle grandi navi, se mettono la navetta lì, così no. Certo, quando vado io sono asfissiato dalle confessioni perché sanno che c'è il vescovo nelle cui mani ha pianto la Madonnina e quindi tutti vengono là a confessarsi, a raccontare le loro storie, così no. Quindi di solito vado una domenica sì, una domenica no. Che la domenica vado qui a Santa Maria Maggiore, che questo stabile è Santa Maria Maggiore, eh? Così quindi. Vado, è una domenica, vado a Civitavecchia. È un po' questa la storia. Secondo lei che collegamento c'è con il primo, diciamo con le apparizioni in generale e poi con quella, diciamo, parallela, quella contemporanea di Medjugorje? Beh, io su Medjugorje non mi pronunzio perché anche lì c'è una commissione, no? Presieduta dal cardinale Ruini. Aspettiamo quello che stabilisce la Chiesa. Come anche su Civitavecchia, ancora non è che c'è un pronunziamento ufficiale. Soltanto che noi abbiamo una lettera dell'allora cardinale Ratzinger in cui dice non si parli del pianto, ma il vescovo e io. Riceva i pellegrini indirizzandoli ad una sana devozione mariana. Quindi noi a Civitavecchia abbiamo il permesso di ricevere i pellegrini. A Medjugorje non lo Sì, so, anche mi giovane. c'è pure il permesso. Quindi. Non in forma ufficiale ai vescovi, però i pellegrinaggi sono permessi. Perché comunque è una parrocchia, quindi. Sì, ma a Civitavecchia possono venire anche i vescovi con i gruppi, non lo sanno però. E quella è la differenza. A Medjugorje non in forma ufficiale. Poi dice che qualche vescovo privatamente ci sia andato, ci vada. Civitavecchia potrebbero venire ufficialmente. Questa è la differenza. Per esempio, sembra che il cardinale di Vienna, cioè sembra, è documentato che il cardinale di Vienna Sciolgo, sia stato mandato a vedere a Medjugorje che cosa. Quindi, però non come diocesi, sì. ma lui. E lui è convinto delle. Ma vedi, nel libro che mi ha mostrato il parroco là, no? Quanti cardinali che vanno. Ma nessuno lo sa. Sono stati. Questo del Congo, di Corea, di Cuba, che continuamente vanno e vengono. Nessuno lo sa però. Perché? Perché noi non facciamo pubblicità. Lui c'ha un libro, ho detto,
un libro a parte, no? Non quello perché ogni mese si riempie il libro di tutte, ma un libro a parte in cui quando arrivano vescovi e cardinali scrivono, e lì è pieno. Questo ce l'ha il parroco. Se lei va lì, glielo mostra certamente. Sembra addirittura che ci sia stato il Papa, lo dice lei nel suo libro. Giovanni Paolo. Giovanni Paolo. Stato 2 volte, vestito da cacciatore. È bella quella storia, no? Perché io una mattina sono andato, non c'erano queste suore, c'erano quelle altre. Dico, lo sa che ieri ci sono state le guardie svizzere? Mi fanno, le guardie svizzere, che hanno fatto? Hanno venerato la Madonnina e poi hanno circondato la chiesa. E poi sono arrivati 2 cacciatori, uno alto e uno più piccolo. Il grande era Giovanni Paolo e Stanito. Quando ho detto Stanito si è fatto vedere, ah, non ci hanno conosciuto, dice, eravamo vestiti da cacciatori. Così non, no. E quindi, una seconda volta però io questo non ho documenti perché li ha accompagnati la polizia del comune. Ma è facile, sa perché? Perché Giovanni Paolo andava spesso a Santa Severa, dove c'è una tipografia di padri polacchi, i quali durante il regime comunista facevano dei foglietti e arrivavano in Polonia. Quindi lui sapeva e li visitava ogni tanto, poi saliva verso Tolfa, quelle parti, faceva passeggiata e visitava tutti i santuari mariani. Così, una sera arriva. Perché arrivano le guardie svizzere? Perché aveva avuto già l'attentato lui. Quindi le guardie se lo proteggevano. Quindi era arrivato prima le guardie svizzere. Le suore non hanno capito, allora dice, siamo venuti a venerare. Era la Madonnina. Poi, quando dico, ma benedette figlie, se circondano la chiesa, vuol dire che guardie svizzere che circondano la chiesa, dove... No, no, ma poi 2 cacciatori sono arrivati. Non... Beata ingenuità. Quando l'ho raccontato a Dostanislao, ah, non ci hanno conosciuto. Erano loro, capite? Però questo è bello. Com'è bello quella frase che lui mi ha detto, un giorno dirà al mondo che Giovanni Paolo ha venerato la Madonnina di Civitavecchia. E gli faceva, e quando? Lo capirà da solo. E quando? Lo capirà da solo. L'ho capito il 2 maggio. Vede che il mio libro c'è scritto il 2 maggio. Lui sapeva che sarebbe stato beato. Ho capito, ha detto lui. E allora il mio libro porta la data. Ed è dedicata a Giovanni Paolo II, senza il cui intervento mai avrei creduto alla Madonnina. Ultima domanda, a distanza di 20 anni, che cosa ci dice ancora la Madonna, anzi la Madonnina? La Ma Madonna. io proprio questa mattina pensavo, Gesù ha pianto sulla rovina di Gerusalemme. Dico, ma mi domandavo, io ho detto la meditazione un po', perché c'è la provina, la mia cappellina là dentro. Celebro il rumeno, perché le mie suore sono rumeno. Poi, naturalmente, le letture le facciamo in italiano. Gesù che piange su Gerusalemme, dico, ma e la Madonna non piange mai? Ha pianto ai piedi della croce. E quando piange Maria? Quando piange Maria non è un bel segno, vuol dire che qualcosa non va nel mondo. Perché Gesù piange sulla città di Gerusalemme, ma la città di Gerusalemme rappresenta tutte le città, rappresenta tutto il mondo, quindi il mondo ha perduto la fede e il figlio di Dio piange. Ma tu capisci? Gesù ha pianto tante volte, la vedova di Nain, si commuove. In quanto uomo
la compassione di questa umanità. E Maria, dico, e Maria è la mamma sua, non avrà pianto, non piange? E quando piange Maria? È bella quella, la prima canzoncina che hanno fatto è un professore di Lucca che è morto, non mi ricordo come si chiamava, e comincia quando piange Maria, proprio, sono lacrime d'amore, piange per noi, piange perché c'è sempre guerra qua giù. Ricordo ancora. Ma adesso un bel canto l'ha fatto questo di Santa Maria Maggiore, che è un grande professore, Miserac, dico Valentino, perché ci abbiamo confidenza, no? Lui è professore dell'Istituto di Musica Sacra qui a Roma e quindi conosce bene la musica. Me lo fai? Dico un canto per la Madonnina. Beh, dice, dammi le parole, lo faccio subito. E l'ha fatto. È un po' difficile perché lui è un grande professore, così capito? Avrebbe meritato di dirigere la Sistina perché e quello attualmente c'è un salesiano che dirige, ma che è stato alunno suo. Capito? L'allievo che supera il maestro. Così, non, però. Quando Santa Maria Maggiore, quando dirige lui, per esempio, quando ci sono questi grandi, tutti i santi, no? E lui dirige, cioè, il coro femminile, i bambini, le trombe. E poi l'ultimo che mi ha detto, dico, senti Valentino, quella Salve Regina che avete cantato, è tua? Sì, l'ho fatta io. Ma è bellissimo. Sì, ma è difficile, quattro voci dispari, cinque. Ebbè, dammela, dice, magari la canterò ad una sola voce, così non. E l'ho data alle suore lì di Civitavecchia, che c'è una che sa suonare, così non. Un'ultimissima domanda perché mi usa ora. Papa Francesco. Papa Francesco ha avuto tra le mani il mio libro. Io so che lui ha avuto tra le mani, l'ha visto, è per la prima volta che lo vedo, dedicato a Giovanni Paolo II. Lo devo leggere. Quindi, perché io prima dicevo, gli mandavo i libri, no? E mi veniva risposta la segreteria, sta Santo Padre ringrazia, Santo Padre ringrazia. Non glielo davano neanche. Invece, quando l'ha avuto tra le mani, perché una persona gliel'ha dato proprio tra le mani, ma questa è la prima volta che lo vedo. Io pensavo forse il Santo Ufficio, però, ma lui il Papa è superiore al Santo Ufficio perché è tutto lui, no? E questo so, di questo Papa, Io posso dire una cosa, che la so io, perché che è stato grazie al vescovo di Livorno, poi me la fate venire in mente ora, che è stato grazie al vescovo di Livorno, Monsignor Giusti, se il Papa ha ricevuto fra le mani una statuina della Madonna di Fatima, Madonna di Fatima, perché era stato riconosciuto da poco a livello diocesano il movimento del messaggio di Fatima, che poi si è diffuso anche a Civitavecchia, nella diocesi di Civitavecchia. Sì, ma anche Giovanni Paolo, quando uno dei messaggi dice, vuole uno dei messaggi della piccola, no? Devi dire, diceva anche questo, che vuole la consacrazione al cuore immacolato di Maria, di tutti i suoi sacerdoti del mondo. Dice, Madonna non è mai contenta, dice io l'ho fatto già a Fatima, però ci ha pensato e ha portato, nell'anno mariano ha portato in piazza San Pietro la Madonna, il quadro della statua, e
ha fatto lì, su internet si trova quella bella preghiera. Sì, no, ma è ganso perché fu grazie a Monsignor Giusti che la rappresentante nazionale del movimento l'ha consegnata direttamente nelle mani di Papa Francesco. Cosa avrà detto? Ha sorriso, Ha me l'ha sorriso. detto lei, sì, perché appunto la mia parrocchiana, cioè la mia, abitiamo. Ma lui è devotissimo della Madonna, Sì. pure questo. Ma è stato È bello che questi, gli ultimi pontefici, tutti devotissimi, ma non da adesso, no? Perché, io ricordo, Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, no? Quello che ha fatto la preghiera. Alla fine della messa si recitava sempre la preghiera a San Michele, ricordo che io ero piccolo, perché lui aveva visto in sogno Satana scatenato e allora San Michele che protegge, no? Così, ma lui credeva alla Madonna così. E tutti gli altri papi, Pio X, Pio XII, poi io ho conosciuto personalmente Giovanni XXIII. E poi dopo Giovanni XXIII ho servito tutto il pontificato di Paolo VI e Paolo VI era molto devoto della Madonna, un uomo di grande preghiera. Così, no, no. Paolo VI, Giovanni Paolo, non ne parliamo, Papa dei 33 giorni, dal libro suo, Beh, si si capisce, no? dice che i papi del Novecento siano tutti o santi o beati o in via di canonizzazione. Il mio Papa Paolo VI è beato. Quindi, tutti i papi del Novecento in qualche modo o sono già santi o beati o in via di canonizzazione. Però vedi, io ti dico una cosa, facendo parte della congregazione dei santi, non c'è un santo, anche se uno che è stato fatto santo, beato, che non abbia la devozione alla Madonna. Tutti. Una delle cose più importanti, e voleva bene la Madonna, ma la prima cosa è quella. Monsignore, grazie. Mi pare che abbiamo detto tante cose, abbiamo parlato per più di un'ora, vedete così. Grazie.